Mi ricordo che qualche anno fa, quando ebbi per la prima volta la possibilità di collegarmi a internet, passavo i miei pomeriggi a vedere cose sui vari siti Pokémon, pagine e forum. Andavano ancora di moda i forum, mi sento molto vecchio. E quindi la mia vita qualche anno fa era più o meno uguale a quella che è adesso, cioè tutto il giorno con i Pokémon. Pokémon ovunque, dalla mattina alla sera, anche quando sono al bagno, con la differenza che qualche anno fa non mi facevano meme per ogni cosa. A parte che ero brutto qualche anno fa, invece adesso. Adesso, ragazzi, adesso. Adesso. E quando andavo in giro per i vari siti internet, mi capitava spesso di vedere delle cose chiamate trainer card. Queste carte allenatore che venivano mostrate ogni volta, soprattutto nei forum, dalle varie persone che ne facevano parte. Queste trainer card mostravano appunto l'allenatore, con un'icona che veniva dagli sprite del gioco, i sei Pokémon della squadra, ognuno poteva scegliere la sua, ovviamente, le sei meda 8 medaglie e i codici amico del DS e del Wii, quando ancora si giocava con il Nintendo DS e con il Wii. Intendo online. Poi hanno chiuso tutto e Nintendo Wi-Fi Connection è morto e anche la mia infanzia è morta. E io, ovviamente, nella mia stupidità giovanile, che è rimasta tuttora, non riuscivo a capire come creare una trainer card. Gli anni sono passati e non ci ho pensato più. Fino a qualche periodo fa, quando la mia ragazza mi ha illuminato sulla vicenda, mandandomi un link. Un link! Ci voleva solamente un sito per farlo, un sito che ti fa tutto. Perché ero così stupido? Quindi, hey là, Pokéfanatici, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dlarz e oggi andremo a vedere come si crea una trainer card, perché non l'ho mai fatto e muoio dalla voglia di far uscire il me dodicenne da dentro. Sta premendo, proprio sta premendo per uscire. Andiamo a farlo subito. Ed eccoci qui su PokeCharms, si chiama così questa pagina, vi lascerò ovviamente il link in descrizione così potremo giocare insieme a fare le carte allenatore, che bello! Però prima abbiamo il nome dell'allenatore, quindi andiamolo subito a mettere, e il codice amico, suppongo quello del 3DS, che non metterò perché non posso darvelo, so già che molti di voi staranno già caricando le pistole per spararmi, ma come ho già detto molte volte nelle domande che mi fate a riguardo del codice amico, non posso darvelo, perché siete troppi e se lo dessi a qualcuno di voi dovrei darlo a tutti e non posso darlo a tutti, c'è un numero limitato della lista, quindi o tutti o nessuno e preferirei nessuno che escludere qualcuno, quindi cioè sono bravo e devo anche giustificarmi. Quindi adesso mettiamo un codice a caso, sperando di non beccare il codice di nessuno. Adesso non aggiungetelo questo codice perché potreste aggiungere un estraneo, quindi non fatelo. E ok, andiamo in background, andiamo subito a vedere. Intanto qui si crea mano a mano la nostra carta allenatore. Non voglio essere Mei, perché dovrei essere Mei? Abbiamo General Banners, General Anime, Pokémon Games, Monotype, Pokémon Movies, Video Games. Ok, vediamo General. Tra l'altro oggi la connessione mi sta andando da schifo, quindi sarà divertentissimo. Ho scelto il momento migliore per fare questo video. Abbiamo degli sfondi, alcuni sono carini, altri no. A me piace molto la scala di grigi, quindi questo già lo vedo molto carino, ma non saprei. Gli altri non è che siano così belli. Proviamo questo, vediamo. Notate che come caricamento c'era, cos'era quello O oppure Firo, non l'ho visto. È carino, però potrebbe esserci di meglio. Vediamo, banners. Forza connessione, forza, forza connessione, ok? Oddio, che schifo. No? Ah, ci sono i Pokémon. Lugia, Suicune, oh, Pikachu. Sì, ma quelle sotto? No, neanche quelle sotto sono brutte. Forse questa. Questa è carina. Questa qui. Vediamo. Mio Dio. Però è troppo stretta. No, bassa. Ecco. No, ho sbagliato. General Anime. Oddio, Naruto. General Anime Naruto, c'è solo Naruto. D'ora in poi Naruto sarà l'unico anime accettabile dalla società, dalle leggi. Naruto, basta, o guardi Naruto o muori. Mewtwo contro Mew, che tra l'altro hanno dato due volte su K2, complimenti. Io che pensavo che il palinsesto della Mediaset fosse sballato a mandare Yu-Gi-Oh! Alle 4 del mattino, ma ok! Vediamo in character.
E vediamo un po', Black and White. Ah, io vorrei il Poké Fanatico, ovviamente, quindi non c'è però. A me piace quello di Rosso Fuoco e Verde Foglia, quindi dovrei fare Gen 3. Perché Rosso Fuoco e Verde Foglia sono di prima gen, sì, ma sono di terza gen i giochi, quindi non c'è. Sul serio? Gen 1? Questo è tutto. No, dai. Come? Perché i giochi ci sono solo questi? Oddio, mi fanno male gli occhi! Ok, è finita, è finita. Pokémon anime, qui vabbè, avremo Ash, Brock, giusto? O volendo i personaggi dell'anime tipo Jesse e James. Caricati! Cosplayers! Oh mio Dio! Tutti vestiti da Pokémon? Ok, ho già capito dove prenderò il mio personaggio, quindi ci vengo dopo. Other, per concludere, vediamo. Oddio, troppa gente. Come faccio? Chi sono? Female 49. Ah, questi qui sono creati così a caso. Ah, ok. Oddio, questo è bellissimo. Babbo Natale! Babbo Natale! Guardate questo Politoed grassoccio, potrei farlo io, però a me piace Poliwhirl. E poi ho un fisico smagliante, quindi direi di no. Ma poi vogliamo parlare di Snorlax con la pancia di fuori e tutti i peli? Ok. Va bene, ho capito, devo fare il Politoed grassoccio, come al solito. Potevo già sentirvi mentre mi urlavate di scegliere lui, perché io vi conosco, lo so. E ora le medaglie! Oh mio Dio, abbiamo le medaglie di tutte le regioni, ma possiamo scegliere medaglie anche a caso, tipo posso scegliere questa e questa e questa e questa, questa e questa, proprio casuali. Boom, boom, vedete? Medaglie proprio alla cavolo, ma no. Quindi sceglierò quelle di Sinnoh, che è la mia regione preferita, quindi seleziona. No, come? Ok, ci siamo! E quelle di Sinnoh andranno benissimo. Le ho salvate, perché non me le mette? E infine abbiamo la scelta più difficile, quella dei sei Pokémon. Quindi, quale sarebbe la mia squadra ideale? Abbiamo tutti i Pokémon fino al 721 Volcanion, anche se ora dovrebbero aggiungere un nuovo spot, ma... Quindi andiamo a scegliere prima di tutto i tre starter. Ovviamente non posso mettere Poliwhirl, perché in una squadra di Pokémon ideale dovresti avere i Pokémon tutti alla loro massima evoluzione, e... Poliwhirl non è una massima evoluzione, quindi scusa Poliwhirl, ma lo sai che ti amo comunque, ma dovrò scegliere un altro Pokémon di tipo acqua. E andiamo ovviamente a scegliere quello che mi piace di più, ovvero Greninja come starter. Secondo Pokémon, secondo starter. Di tipo erba, so già chi è il mio preferito, Serperior. Ok, vai con Serperior. E ovviamente lo prendiamo sempre in versione XY perché almeno non facciamo una cosa brutta alla vista. E come starter fuoco. Ma sì, prendiamo Typhlosion, giusto per non prendere sempre Charizard. L'ho scritto male? Come si scrive così? TPH? Sì, sono un grande. È servito a qualcosa fare le challenge? Me lo selezioni o no? Non mi vuole selezionare il dannato Pokémon. Ce la fai? Oh, ehi, scusa, devo fare un video. No, ma guardate come l'ho dovuto trovare quello giusto. Non mi carica le immagini, dannata connessione. Un bel Pokémon di tipo folletto è quello che ci vuole, quindi direi di prendere quello che mi piace di più, anche se non è quello che mi piace di più. Però l'altro non ve lo voglio mettere perché sicuramente poi voi non lo apprezzereste. Quindi non vi dico chi è l'altro Pokémon di tipo folletto che mi piace tanto. Quanto sono cattivo! E ovviamente andiamo a mettere anche il mio Pokémon preferito di seconda gen, che vi ho fatto vedere nella top 5 di seconda gen, quindi se avete domande da farmi sui miei Pokémon preferiti trovate le risposte lì. Potrei mettere però... So chi mettere. Colui che doveva essere al primo posto nella top di Sinnoh, ma lo dimenticai. Togekiss. Avanti. Ok, fammelo selezionare. Ora ti puoi togliere tutte le volte che vuoi connessione, ok? Ok. Rimettiamo il codice amico perché ovviamente l'ho dovuta rifare da capo. Mio Dio che odio, questa volta metto tutti zeri alla faccia vostra. E la andiamo a scaricare?
Sì, me l'ho scaricata! Ed eccola qui, la mia trainer card. Guardate quanto è bella. Greninja Superior Typhlosion Sylveon, Tyranitar Togekiss, campione di Sinnoh e uomo Politoed panciuto. Direi che sono io. Sono io. Dunque, io direi che per il video può essere tranquillamente tutto. Vi ringrazio per avermi seguito anche oggi. Se volete fare una vostra trainer card, il link, come vi ho già detto, è in descrizione. Se la fate, fatemela vedere, magari me la mandate sulla pagina Facebook o su Instagram, dove volete voi. Io vi saluto, vi chiedo di lasciare tanti bei mi piace qui sotto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!